E amici di YouTube, bentornati qui con un nuovissimo video di PES 2015 modalità carriera allenatore. Siamo nella dodicesima giornata di campionato di Serie A e la nostra Roma andrà a affrontare a Milano l'Inter, che nel 2024 nel presente ha vinto lo scudetto. E siamo leggermente in vantaggio su di lei. La Roma ha tutto 79, e invece l'Inter attacco 77, centrocampo 78, alla difesa messa come noi 79. Insomma, sarà una bella partita. Insomma, senza perdere ciance, andiamoci a gustare la partita contro l'Inter e vi auguro buona visione, amici. Ci sentiamo poi alla fine del video. L'Inter, la Roma. Ciao a tutti da Fabio Caressa, insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marchegiani. Eccoci, si comincia. Hernanes. Iturbe. Cerca il tiro. Il portiere la stava combinando grossa. Palacio. Hernanes. Prova la soluzione in profondità. Hernanes. Costringe l'avversario al fallo. Guarin. Posizione interessante. Grandissima azione. È pericoloso come pochi dentro l'area, soprattutto se i difensori gli lasciano fare quello che vuole. Prova il filtrante. Gervinho. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. D'Ambrosio. Juanni Turbe. Palla giocata in profondità. E il punteggio iniziale è immutato. 0-0. Riceve il passaggio. La difesa riesce a spezzare l'azione. Icardi. Grande prova di forza.
Hernanes. Buona l'iniziativa. Vediamo se crossa. Può calciare la rete. Ottima giocata. Palla respinta. Allontana, riceve in ottima posizione, può tentare la conclusione. Ashley Cole, Gervinho, Maicon, Gervinho, Ashley Cole. Ha la possibilità di andare verso la porta. Vuole la profondità. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. In corna la palla di testa. La Roma ha sprecato una grande occasione. Il primo tempo sta per finire, nessuna delle due squadre è riuscita a concretizzare le proprie occasioni. Ci hanno provato tutte e due, anche ripetutamente, senza esito però. Nagatomo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Destro. Palla profonda a cercare lo spazio. Numero. Da lì può crossare. Tiro davvero da dimenticare. Qui è riuscito a tirare nonostante l'opposizione dell'avversario. Nagatomo costringe l'avversario al fallo. Tocco prudente al portiere. C'è ancora un lancio lungo e profondo. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Vidic. Mancano pochi secondi alla fine. Bell'anticipo, pericolo sventato. Juanni Turbe. Bel gesto tecnico. E trova il compagno. Ci prova di nuovo. Spazza il pallone. D'Ambrosio.
e arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Molte occasioni da gol, ma fino a questo momento non c'è stato niente da fare. L'allenatore sarà felice della prestazione, ma sicuramente arrabbiato per le tante opportunità fallite. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Maicon cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. È buona, si gioca! Attenzione! E colpisce il palo. Preferisce non correre rischi. Vidic. La gioca lunga. Guarin. Palacio. Buona l'opportunità con questo corner. Ecco che va di testa. Beh, vabbè, qui ci aspettavamo sicuramente una soluzione migliore. Ashley Cole. Zero a zero. Speriamo che questa partita si sblocchi presto per il bene dello spettacolo e anche nostro. Attenzione! C'è spazio per calciare! E c'è la rete! Può essere l'episodio chiave della partita, adesso sono in vantaggio. E non poteva mancare un'occasione del genere. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Si riparte dall'1-0. Qualsiasi cosa abbia detto loro l'allenatore ha funzionato. 1-0. Benatia. Maicon. Maicon. Juanni Turbe.
destro. Janic. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Attenzione a bordo campo, mi sembra ci sia una sostituzione. Occhio al traversone. Tocca con la testa. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Ci è andato molto, molto vicino. Un tiro ottimo. Janic. Spazza via la palla. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Janic. Destro. Palacio. Ricky Alvarez. Nagatomo ha spazio per affondare. Palla dentro, c'è il gol. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Ha impattato benissimo di testa sul cross, peraltro preciso, del compagno. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Un gol che lo avvicina ai migliori marcatori del campionato. Si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Benatia. Iturbe. Riceve un pallone interessante. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Sono stati bravissimi a rimettersi in corsa. Potrebbero anche andare a vincere. Luca, che ne dici? Possiamo considerare chiusa la partita ormai? A questo punto possono solo gettarsi in avanti e sperare nel miracolo.
Castan, Benatia, Strootman, Ashley Cole, Benatia, Maicon, Benatia, Ashley Cole. E il cronometro dice che mancano solo 5 minuti al termine dell'incontro. Tutto è ancora possibile, ma devono sbrigarsi. Palla in profondità. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Pallone basso in area. Vuole la profondità. Sulla fascia, è libero. Ultima possibilità per un cross. Molto lontana la sua conclusione dallo specchio della porta. E l'arbitro dice che può bastare. Staranno certamente ripensando a tutte le occasioni costruite e sprecate durante la partita. Fa male perdere, soprattutto quando hai avuto così tante occasioni. Partite così vorresti che non finissero mai. È stato davvero un bello spettacolo, con i giocatori che hanno dato il massimo dal primo all'ultimo minuto. E amici di YouTube, purtroppo siamo andati a perdere, bella partita comunque, ma abbiamo perso contro una fortissima Inter, molto forte. Comunque ci separano solamente un punto dal Napoli e dall'Inter e 4 punti dalla Juventus, capolista assoluta qui del campionato 2014-2015. Andiamo a vedere la prossima partita che dovremo affrontare, contro chi sarà. Squadre nazionali. I giocatori sono stati convocati nelle nazionali. Ce lo sapevo. Ok, andiamo avanti. Allora, che cosa ci dice qui? Abbiamo livello di la squadra 93, ok. 12 novembre 2014, andiamo avanti. Andiamo avanti. Ecco qua, il derby Roma-Lazio. Il 17 novembre 2014, il prossimo video che andremo a vedere sarà proprio il derby di Roma, tra la Roma e la Lazio. 13ª giornata di campionato, signori miei. Signori, la Lazio ci un punticino in più sul centrocampo, quello lì. Andiamo, vabbè, per il momento ci salutiamo qui e ci rivediamo poi al prossimo video con il derby.